La seguente è una guida amatoriale di un videogioco. I contenuti audio e video sono utilizzati a scopo informativo. Questo video non intende fungere da sostituto al contenuto originale. Ispettore. Che cosa c'è? Mi farebbe il grande onore di cenare insieme a me? Non è possibile. Se ci fosse un'emergenza, non sarei in grado di proteggerti. Non si può mischiare il lavoro con il piacere? Esattamente. Ispettore, lei prende sul serio il suo lavoro. Però, ispettore, se ci pensa bene, noi due ancora quasi non ci conosciamo. Questo per lei non è un problema. È vero, è molto importante che la persona da proteggere e il suo protettore si conoscano bene e costruiscano un rapporto di fiducia, per così dire. E allora, colga questa occasione. Ma va bene. Comunque si ricordi che non mi è permesso bere alcolici. Certo. Grazie infinite per aver accordato la preferenza al nostro ristorante. Ha già scelto cosa desidera ordinare? Commissario, c'è qualcosa in particolare che desidera mangiare? Ovviamente anche un bel katsudon. Un katsudon? Ma non vorrai dirmi che non sai che cos'è un katsudon? No, è la prima volta che lo sento. Beh, dunque, il katsudon è una cosa che non può assolutamente mancare durante la ricerca di un criminale. Dopo averlo sfinito con l'interrogatorio, dai un katsudon al criminale, poi lo fai anche parlare del suo paese natale e della sua mamma e confesserà immediatamente il misfatto senza porre alcuna resistenza. Ma è una pietanza davvero strana, questo katsudon. Mi scusi, avete il katsudon? Non lo abbiamo. Ha sentito, commissario? Se non c'è, noi non possiamo farci un bel niente. Allora, questo granchio di Sokai, bello abbondante. Allora, quello e... Commissario. Lo sa che c'è una superstizione riguardo al granchio di Sokai che ha ordinato? Un'antica superstizione. Una superstizione? E cosa dirà mai? Quando un uomo e una donna siedono allo stesso tavolo e mangiano granchio di Sokai, in un futuro prossimo uniranno i loro destini. Cosa dice? Lei, commissario, e io. Cosa crede che potrà succedere? Insieme? Il tuo braccialetto. Devo ammettere che ti sta veramente molto bene. È bello, vero? È un braccialetto che indossa la figlia maggiore della famiglia nobile di Sokai. Viene tramandato di generazione in generazione. La famiglia nobile di Sokai? Ma allora se il braccialetto lo indossi tu, sei tu la principessa della corte di Sokai? No, la corte di Sokai ormai è decaduta. Per questo io non sono né principessa né niente. Perché la corte di Sokai è decaduta? Perché l'animo del popolo si era allontanato dalla corte. E perché questo? La decadenza della corte, lo sviluppo di una ideologia del popolo,
Credo ci sia anche un'altra ragione. All'inizio del XX secolo c'è stato l'incidente del cambio del palazzo del governo, in cui tutto il popolo si è ribellato alla corte. È questa la ragione per cui una corte durata 500 anni ha visto la sua fine. Oh, si tratta della rivoluzione popolare. Ha imparato qualcosa sulla storia di Sokai, commissario? Forse faccio una domanda indiscreta, ma... Chiedi pure senza farti problemi. Sì, dunque, allora, lei è sposato? Ha qualcuno a cui tiene molto? No, sono scapolo. Per inseguire Lupin vado in giro in tutto il mondo. Non ho la possibilità di avere una famiglia. Sarebbe un peso e un inutile rischio per loro. Deve essere dura restare da solo, ma, commissario... Sì, cosa c'è? Non è che per caso non sia interessato alle donne, vero? No. Che dice? Naturalmente mi interessano. Allora, vuol dire che ho qualche possibilità? Possibilità? Quindi lei, commissario, è già stato innamorato in passato? Sì, certo. Mi sono innamorato una o due volte in tutta la mia dannata e incasinata vita. Capisco. Che genere di donne erano quelle di cui sei innamorato in passato? Mi dispiace, ma questo è un segreto investigativo che non posso rivelare a nessuno. Beh, in questo caso non insisto. Adesso è il mio turno di farle qualche domanda. Me ne vergogno un po', ma io non mi sono mai innamorata, lo sa? Davvero? Sì, è vero. Però recentemente ritengo di aver capito qualcosa in più sull'amore. Amore vuol dire... Beh, questo... basta così, per favore. Davvero un bel panorama notturno. Sì, davvero. Una volta avevo molta paura della notte. Davvero? Quando mia madre era viva, spesso mi raccontava delle brutte favole. La storia dell'amico nera che domina la notte scura. L'amico nera, che cos'è? Una maga che provoca molti disastri usando potenti incantesimi. La storia dice che fosse una regina che era stata maltrattata dal re e che per questo avesse sviluppato odio, che alla fine fosse diventata l'amico nera e avesse maledetto a morte la famiglia reale. Non è una storia che mette serenità. È una favola che si basa sulla morale di non maltrattare la propria moglie. Certo. Ora che ci penso, forse mia madre mi raccontava spesso questa storia perché detestava mio padre, che era duro e non mostrava alcuna gentilezza nei miei confronti. No, io non credo fosse questo il motivo reale. Perché? Io intuisco che nel profondo tua madre e tuo padre si amassero molto e fossero veramente uniti. Quindi questo è quello che voleva davvero trasmetterti tua madre. In futuro, quando ti sposerai, abbi un bel rapporto con tuo marito. Assolutamente cerca di non diventare un amico nera. Mia madre non c'è più e adesso proprio non so dire cosa pensasse veramente a quel tempo. Ma voglio
credere che quello che lei ha detto, commissario, sia la verità. Di sicuro è così. Sì. Mi sento rilassato. Talmente rilassato che tu stai diventando sempre più importante dentro di me. Commissario. Per portare a termine nel migliore dei modi il mio compito ora non posso proprio dire nient'altro, però... quando tutto sarà finito avrai ancora voglia di ascoltare il seguito, Gilray. Sì. Et voilà. La spécialité de la casa. Granchio di socca in salsa profumata. Oh. Oh. Sono davvero desolato. Un vero professionista si prende cura della propria salute, Lupin. Oh, come? Non fare l'indiano. Le mani ti tremano forse per la FIFA? Ah, cos'è questa boccetta? Oh, mi ha scoperto! È la vista di Gilray che dà la tremarella! Fermati, Lupin! Ispettore! Sì. Ma allora è proprio vero che Lupin mi stava cercando. Mi ha colta di sorpresa. E sono rimasta del tutto impietrita per lo spavento. Ora puoi stare tranquilla. Ormai se n'è andato quel furfante. Su, andiamo ora. Ti accompagno. Oh, ispettore. Lei è davvero troppo gentile. Ah, non è niente. Dai. Ho capito. Ispettore, sono ancora un po' agitata per quello che è successo prima. Per dimenticare, potrebbe accompagnarmi nei miei esercizi di danza? Ma no, io non sono pratico di queste cose. Non ho mai imparato a ballare, purtroppo. Allora potrebbe permettermi di insegnarle. Ma Gilray... ha fatto davvero grandi progressi, ispettore. Se lo dici tu... Gilray. Gilray. Ascolta il bracciale. Ma... chi è? L'uomo a cui stai dando il tuo cuore. Presto ti tradirà. E ti ferirà. Uccidilo. Devi ucciderlo. No. Ma chi è? Non voglio che tu entri nel mio cuore. Gilray. Che cosa succede? Forse tu non ti senti molto bene. Oh, no. No, non è niente. Che diavolo, Zazà si è preso una cotta per questa Gilray. Ah, Zazà è più temibile del solito, ma lo ritrovo ovunque. Così sarà tutto più difficile.
Ma ecco comparire Corin con gli uomini del drago celeste. E per di più c'è anche Zazà che mi sta inseguendo. Nella prossima puntata, Zuffa 3. Vi aspetto!